Lascio subito la parola a un amico Pecchiari, presidente oggi, ancora presidente del comitato per il no. Ciao. Come dicevo, mi provo che mi denagno però adesso, perché se c'è una cosa che è l'ultima delle mie aspirazioni, essere chiamato fra 20 anni a qualche manifestazione su qualche ennesima causa persa che sosterremo fra 20 anni, è presentato come Pecchiari, quello del referendum del 2016, anche loro sono con noi, evviva! Mi ha fatto molto piacere vedere le bandiere fuori oggi ancora una volta, però insomma, prego Dio che arrivi il giorno in cui ci ritroveremo con la stessa bandiera, ma sarà una bandiera diversa. No, ma io t'ho preso per sto scherzando un po' per far passare questo discorso qui, perché il tema vero è che, come giustamente tu ricordavi prima, un conto è aggregare quella che è stata definita cozzaglia ai tempi dei nostri avversari per opporsi a un disegno avversivo, e altro conto poi è, chiusa la fase in cui ci si oppone al disegno avversivo, cominciare a costruire qualcosa. Quindi io immagino di ragionare sulla strumentazione che dovremmo darci, da qui a breve. Dico subito che a me capita di non fare più interventi politici dal 4 di dicembre, perché poi mi sono limitato, dove mi hanno chiamato, a partecipare a presentazioni di libri o cose di questo tipo, quindi oggi mi tirerò via qualche sassolino da scampo. Sì, perché ogni tanto sarei dovuto fare l'istituzionale per un anno quasi, adesso mi sono un po' stufato. Ecco, se penso a quello che serve, di certo non ci servono manifestazioni come quella di Roma di questa mattina. Lo dico con tutto l'affetto e l'apprezzamento per chi quella manifestazione la sta organizzando, avendo in mente che c'è una scadenza elettorale, che quindi bisogna attrezzarsi per la scadenza elettorale, tutte cose che in democrazia poi bisogna fare, perché per carità. Però se uno si pone degli obiettivi seri, l'obiettivo serio in questo momento non è quello di attrezzarsi per una scadenza elettorale che doveva essere il 24 di settembre, e anche un po' boccaloni avevano creduto a questa cosa, e poi magari sarà invece la scadenza naturale di fine legislatura. Non solo perché la fretta, come dire, fa i gattini ciechi, ma perché non è possibile immaginare ogni anno di avere la grande assemblea a Roma dove 4-5 personaggi, anche di chiara fama, anche di belle speranze, persone rispettabili, convocano l'universo mondo per la ricostruzione finalmente dell'ennesimo soggetto unitario della sinistra, quello che fai quell'anno lì, perché poi l'anno dopo ne faremo un altro come l'anno prima abbiamo fatto un altro. Il tema che molti hanno sollevato, e questo è il sassolino che mi tolgo dalla scarpa dopo aver visto peraltro Facebook compulsandolo anche in maniera ossessiva in questi giorni, perché ho detto magari il caldo che mi ha fatto andare fuori di testa e sono io che non capisco e mi metto fuori dal senso della storia. Invece per fortuna persone che giudico intelligenti stanno esprimendo una sensibilità abbastanza simile alla mia in questo momento. Guardate, quello che ci serve tutto è meno che l'ennesimo tentativo da parte di spezzoni anche rispettabili e degni del ceto medio riflessivo di porsi come rappresentanti di un mondo che conoscono tanto quanto io potrei conoscere il mondo degli aborigeni australiani andando a un convegno in Australia, perché quella roba lì non può funzionare. Quando oggi qualcuno a Roma ha detto la leadership si forma nella battaglia politica, sì, è vero, ma si forma nella battaglia, nello scontro politico, nel conflitto sociale. Non si forma nella campagna elettorale, non confondiamo la campagna elettorale con lo scontro politico e con il conflitto sociale, sono due robe diverse. Queste ultime due contribuiscono certamente a formare anche leadership e a costruire, a temperare nel fuoco della battaglia, avevamo detto una volta, i movimenti politici, le strutture. L'altra roba ti serve per portare, se ti va bene, se passi gli sbarramenti, se ci saranno gli sbarramenti, 20 persone in Parlamento, strapparli magari a una carriera nel precariato intellettuale, magari al triste destino di doversi cercare un lavoro, perché poi come tanto lavoro non ce n'è, e poi l'abbiamo finita lì. Mi è capitato una persona che rispetto proprio a una presentazione di un libro qualche settimana fa, mi diceva ma questa è un'operazione interessante, potrebbe riconsentirci di portare magari anche 30 persone in Parlamento. Ma la Camera sa 600, quante sono? 630 con maggioranza di 316. Ma quando anche ne hai portato 30, ma cosa hai fatto? Assolutamente niente. Assolutamente niente. Allora il tema è, come si diceva prima che iniziasse la riunione, con te peraltro,
oggi in 5, domani in 10, domani in 15, domani in 20, domani in 50 e cominciare a lavorare per attrezzarsi in modo da costruire battaglie, che è scontro politico e conflitto sociale. Dico scontro politico così mi tiro via un altro sassolino dalla scarpa, perché poi le letture politiciste, insomma, se uno ha un minimo di consuetudine con un certo mondo, le riesce a dare, io penso di non sbagliarne molto. Allora, quando sento tutti i personaggi, anche, come dire, insospettabili, preoccupati dei destini di Giuliano Pisapia e del campo progressista, preoccupati di imbarcare Giuliano Pisapia e il campo progressista, poi qualche lettura me la devo dare, perché per me il 4 dicembre tira una linea. C'è un tentativo eversivo in atto nel paese, da una parte c'è chi lo contrasta e dall'altra parte c'è chi lo sostiene. E attenzione, non sto parlando dell'ultimo militante di base del Partito Democratico che, siccome il segretario nazionale ha detto si fa così perché è abituato in quel modo. Sto parlando di gente come Giuliano Pisapia che ha gli strumenti per capire cosa succede. E quindi ha sposato quel disegno. Non so se l'ha sposato da costituzionalista o se l'ha sposato da uomo politico, ma l'ha sposato quel disegno lì, sapendo benissimo cosa stava facendo. E allora dico, ma tu sei settario, sei un reduce, e avvocato sì, è stato anche una bella carriera parlamentare, in commissione giustizia, hai ragione, è una sottile differenza. È una sottile differenza. Perché ha una pretesa però di costituzionalista. Diciamo che dovrebbe capirne più di me, ecco, dovrebbe capirne più di me. Ha preteso. Dovrebbe capirne più di me. No, mi ha fatto bene perché è giusto. D'altronde l'ha precisato lui dicendo io sono un avvocato di provincia, a volte anche gli avvocati prestigiosi, discendenti da dinastie prestigiose del Foro di Milano dovrebbero dire forse sarebbe meglio che le cose le guardassi un po' meglio e non parlassi anche a Mauro. Allora il tema, guardate, non è che faccio reducismo e dico chi è stato contro di me fino al 4 dicembre sarà contro di me in eterno. Però chi ha fatto delle scelte, appunto, sapendo benissimo che scelta stava facendo, non è persona con cui posso condividere un bel nulla. Non è così. Che cosa puoi dire? Poi auguro ogni bene a chiunque si metta alla sinistra del Partito Democratico, anche se insomma ci vuole poco di questi tempi. Guarda, adesso poi con gli agnellini pasquali, si sposta sulle sedie. Anche la Maffa, vuol dire. La Malfa? No, la Malfa, non mi toccare la Malfa, Giorgio la Malfa, guarda, veramente. È un esempio di un mondo che ancora sapeva ragionare, su cui poi torniamo, perché il tema tra l'altro è persino più ampio di quello che potremmo pensare. Dicevo, chiusura netta non verso chi ha fatto semplicemente la scelta sbagliata, perché non è il tifoso del Milan, della Juve, dell'Inter, qui ha fatto una scelta appunto d'appoggio di un tentativo avversivo, e peraltro si vedono poi anche la chiarezza di certi intenti, di certe posizioni, si vede quando si alza la manina in Parlamento, dico sui voucher per prendere una, no? Che è tema che andrebbe affrontato, è ovvio che, apro la parentesi, affrontare seriamente il tema del lavoro occasionale è una cosa sensata, ma farlo sapendo di mentire, cioè sapendo che col discorso del lavoro occasionale si pone invece in mano a certi furbacchioni lo strumento per precarizzare ulteriormente il lavoro. E farlo sapendo che tra l'altro politicamente si fa una mossa non proprio delle migliori, insomma, perché si scippa prima un referendum al sindacato, quindi Verdio finalmente si muove, lo propone, chiede le firme, lo ottiene e poi dopo qualche mese torna in Parlamento, non è proprio il massimo della vita. Ecco, alzare la manina su quelle cose, quindi anche questa è una cosa abbastanza curiosa. Ora, io, tra l'altro c'è un'altra cosa che noi consideriamo sempre, perché veniamo dalla stessa parrocchia, più o meno, che la Costituzione sia una roba di sinistra, però io continuo a ripetere in tutte le salse una cosa, che peraltro forse l'avrei intuita anche prima se ci avessi pensato, ma l'ho capita bene, pienamente, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Quando sul palco noi abbiamo avuto Monio Vaglia, che rappresentava un po', se vuoi, no, il popolo della sinistra, quello più generoso, quello che si butta, che butta sempre il cuore oltre l'ostacolo. C'era un angolo della Chiesa che secondo me è l'ultimo rimasto, per la verità, un po' come l'ultimo dei Moicani, a rappresentare quella borghesia libera milanese con senso dello Stato e senso della decenza, direi.
che non c'è più, perché dalla chiesa proprio con grande sofferenza anche fisica, io c'avevo un metro dalla mia poltroncina, perché ero in prima fila, quindi c'avevo davanti, quindi vedevo la sofferenza nel dire che con questa campagna si erano spezzate solidarietà, amicizie, storie, fili di storie che erano storie decennali, perché comunque sai, poi alla fine Renzi vincerà per i prossimi 10 anni, arriva la consulenza, arriva la cattedra, arriva il consiglio di amministrazione in un ente magari controllato dall'amico Sala. Ecco, dalla Chiesa questo lo soffriva e si è capito molto bene di cosa stava parlando. E poi c'era per il mondo cattolico il Vittorio Della Vite. Allora, lì io ho avuto la fotografia di cosa, il Mogliavalli è stato chiarissimo in questo. Da artista ha intuito, subito, senza dover scrivere trattati. Moglio Valli ha detto, io sono sempre stato comunista, cosa che non posso dire, ma insomma, va bene uguale, ma adesso c'è bisogno di mettere insieme uno schieramento, come facciamo nel 43-45, il Comitato di Liberazione Nazionale, che sia uno schieramento ampio. La base qual è? La base è la Costituzione Repubblicana, la fai con chi si ritiene di essere in linea, perché ormai quelle forze politiche non esistono più, purtroppo. Ma lo schieramento lo puoi ancora costituire con chi da ultimo cavaliere Jedi o da ultimo dei Moicani ritiene di essere in linea con quelle tradizioni politiche. E costruisci uno schieramento ampio. E non devi neanche mettere su l'officina del programma, il cantiere del programma, la fabbrica del programma e produrre un documento agile e sintetico di un migliaio di pagine. Non ti serve questo, perché c'è la Costituzione Repubblicana, che giustamente qualcuno ha detto è una Costituzione programmatica, e tu l'hai spiegato benissimo. C'è più programma politico lì che in tutti i programmi di tutti i partiti di sinistra che ho visto circolare negli ultimi 10 anni. C'è più roba seria lì dentro che in quest'altra produzione letteraria. Allora, questo è il lavoro che si dovrebbe fare sul versante politico. Sul versante politico. Sapendo che lì però, attenzione, non vai a fare una costruzione delle alleanze di sigle, perché non è quello il punto. Non ci sono quelle sigle. Con quell'idea in testa, cioè con quell'operazione diciamo politico-culturale, con quel fondamento culturale, con quel fondamento politico forte, tu devi costruire un blocco sociale. E vai a costruire un blocco sociale, guarda un po' che caso strano, sulla base degli interessi materiali, perché poi alla fine quello che hai spiegato tu è molto chiaro, c'è stata una compressione pesantissima del lavoro in tutte le sue forme. Io da ingegnere scritto all'albo so benissimo cosa vuol dire, cosa sono le conseguenze di un certo tipo di politiche su chi fa e torna. Tu sei avvocato, immagino quindi anche tu vuoi dire le stesse cose, non essendo noi persone, non so tu, ma io non ho uno studio di 20 persone, sono da solo, lavoro a casa, quindi ecco questi sono. Allora, il blocco sociale come lo costruisci? Giustamente i compagni di Pisa parlavano nella classe, questo è un tema che viene ripetuto molto spesso, però io dico, bisognerebbe forse aprire un altro convegno, ma intanto non siamo più di fronte alla classe generale, ma siamo di fronte a frammenti di composizione sociale, perché se ci fosse ancora la classe generale, o se ce ne fossero come tempi la possibilità di fare un'alleanza fra la classe operaia e i pezzi più illuminati del ceto intellettuale, le cose sarebbero semplici. Non è più così. Giustamente dicevano, ma non è la classe che ha cambiato posizioni, che si è fatta turlupinare, che segue le mode del momento e quindi si beve un giorno la flessibilità, un giorno questo, un giorno quell'altro. Il problema è che hai di fronte, no, la classe ma i frammenti di composizione sociale. Il taglio io lo vedo sicuramente sul versante del lavoro, ma lo vedo anche su un'altra questione. Questa l'aveva posta prima di morire Napoleone Colajanni, che mi sembrava molto lucido nel fare questa analisi. Le diceva, a parte le cose pestifere che diceva sui riformisti senza riforme, pensando ai tempi o ai governi dell'Ulivo, evidentemente, dove peraltro governi di centro-sinistra che sono quelli che hanno fatto passare tutte le peggiori schifezze per quelle che citavi tu. Il tema lì è che c'è un pezzo d'Italia che è in sofferenza, un altro pezzo d'Italia che è quello contro cui noi stiamo, dobbiamo essere molto ben consapevoli, che è quello che riesce ancora ad agganciarsi alla tetterella dello Stato. Perché per quanto noi si sia in una fase di compressione pesante della capacità di creare ricchezza in questo paese, i numeri ce li ho qua davanti ma non ve li do, noi abbiamo avuto una perdita prima della crisi, giravamo a 1.800 miliardi l'anno di PIL, adesso giriamo a 1.600, traducete questo stipendio mensile di 1.800 euro, stipendio mensile di 1.600 euro e vedete un po' che cosa cambia sui vostri stili di vita, c'è stato un abbattimento micidiale nei consumi interni, ma soprattutto c'è stato un abbattimento formidabile negli investimenti da parte delle imprese che sono scesi del 26%,
8 anni. Allora capite che questo genera un pasticcio colossale. In questo contesto però lo Stato interviene ancora 800 miliardi l'anno. Quindi non è vero che lo Stato non fa niente. Lo Stato ancora, non siamo allo Stato minimo, perché è uno Stato che intermedia 800 su 1.600, intermedia ancora il 50% delle risorse che vengono generate in questo Paese, quelle pulite, quelle che sono contabilizzate. Il tema vero è andare a mettere le mani in quel piatto lì. Luigi tranquillino arriverà e dice, sei il solito socialista che pensa solo ai soldi. Ma meno male, no, meno male, meno male, meno male, meno male. Ti permetto di pensare. Però il tema è questo, perché con tutte le cose che stai raccontando, poi c'è qualcuno che a quel tavolo lì spartitorio si siede e porta a casa la regalia degli 80 euro finalità elettorali, e porta a casa altre regalie finalità elettorali, e porta a casa delle contribuzioni che non servono a nulla nella creazione di posti di lavoro, ma li servono per tenere il costo di lavoro ancora più compresso di quanto non sia già adesso, per qualche anno, finché dura. Perché finché dura magari assumi qualcuno in più, produce un po' di più, poi quando smette, come si è visto dai numeri, non assumi più nessuno. Qualcun altro si porterà a casa anche la pensione di invalidità falsa, non lo so, qualcun altro si porterà a casa denari che finiscono sul territorio per operazioni le più strampalate e stravaganti. Però quello è un settore su cui, come dire, c'è da stare molto attenti. La divisione vera è questa, e la divisione poi ve la vedi riflessa fra i governisti e quelli come noi che vengono definiti come delle persone realiste, settarie, massimalisti. Perché il problema di tanti che costruiscono le persone governiste è sedersi intorno a quel tavolo e poi entrare nel consiglio di amministrazione, poi entrare nell'ente, poi gestire qualche lira, poi assegnare determinate aree a chi gli ha pagato le campagne attuali, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema nostro è che quella roba non ci interessa, forse perché siamo stupidi. Forse perché siamo stupidi. E il risultato netto è che noi stiamo dalla parte che in questo momento la sta prendendo di santa ragione. Allora, se dovessi dire, in termini di prospettiva politica, so che peraltro è del tutto irrilevante e influente adesso, perché i discorsi che dobbiamo fare sono su periodi probabilmente molto più lunghi, però probabilmente a dover mettere le mani nel piatto uno dice mi attrezzo piuttosto che per le prossime politiche, che saranno, nel liquido con una battuta, le ultime della Seconda Repubblica, ma non le prime della Terza, io mi attrezzerei per le regionali, perché le regioni Lombardia hanno almeno due partite che sono due partite essenziali. Una è quella della sanità e l'altra è quella della casa. Allora se parliamo di attuazione della Costituzione è lì che bisogna andare a battagliare, no? Sapendo come è stata gestita la sanità migliore d'Italia, la migliore d'Italia indubbiamente, ma il migliore anche nel, come dire, foraggiare gli interessi più strani, e sapendo come non è stata gestita invece la situazione della casa. Allora lì mi interessa di più il ragionamento, ma nell'ottica che è quella che in qualche modo avete espresso voi, cioè quella di andare, che io ho detto poi mettere le mani nel piatto, perché se non metto le mani nel piatto la politica, guardate, di questi tempi è dove li prendo, dove li metto, detta in termini più forbiti, a chi li vado a prendere e a chi li vado a dare, ovvero come reperire risorse scarse e secondo quali priorità allocarle. Però non ricordatevi questo, ricordatevi la prima che si ricorda più facilmente. Questa è la politica oggi, non è una roba diversa. Dall'altro lato dovrei preoccuparmi di quello che una volta si chiamava lo sviluppo delle forze produttive, perché qui c'è un punto, vabbè, qui diventa un discorso più di politica economica, ma lo faccio ugualmente perché ci sta. Noi abbiamo avuto una classe politica che, ottenebrata da quei ragionamenti strampalati che arrivavano, Carli citare, giusto, era il programma politico dell'Unione Europea, tenebrato da quei ragionamenti lì, ha fatto passare sopra la nostra testa, forse Carli non l'avrebbe fatto, quelli che sono venuti dopo purtroppo hanno capito, capivano un po' meno di Carli, ci hanno fatto passare sopra la testa la totale deindustrializzazione di questo paese. Cosa c'è del clinico farmaceutico che c'era una volta a Milano? Cosa è rimasto delle telecomunicazioni? Cosa è rimasto della termomeccanica nel nord-ovest, Legnano e quant'altro? Allora, solo Milano, che comunque non si vanta ancora di essere una piazza economicamente vitale, è una piazza che è collassata. Allora, noi qui, effettivamente, capisco che chi intermedia e si gode i frutti dell'intermediazione di 800 miliardi gestiti dallo Stato, e ne può fregare di meno del fatto che questo rimanga un paese industriale oppure no. Ma facciamo molta attenzione. Perché un posto di lavoro nell'industria ben pagato e che ti dà poi una dignità, perché tendenzialmente un posto di lavoro a tempo, era almeno nell'industria di una volta, un posto di lavoro a tempo indeterminato, un posto di lavoro in cui sei con altre persone, non ti senti isolato, lì sì che costruisci la coscienza di classe, nelle fabbriche la costruisci, mica nel sottoproletariato urbano, perché
giustamente. I sacri testi ci spiegano che la coscienza di classe sorgere può sorgere, non fra masse informi. Ecco, è questo come sottoprodotto politico interessante, ma di suo è dato vero che un posto di lavoro nell'industria è un posto di lavoro che ti genera altri posti nell'indotto. Un posto di lavoro in un call center, peraltro in Albania, o a Roma, ha pagato 2 euro l'ora, perché hanno trovato anche questo. Di gente che mi rompe le scatole per farmi cambiare gestore telefonico o fornitore di energia. Ma quanto indotto c'era? Zero. Zero. Allora, qui il tema vero è che noi pensavamo, probabilmente in maniera anche ingenua, negli anni 80, che la rivoluzione tecnologica avrebbe consentito più o meno nell'industria la stessa rivoluzione che c'era stata nell'agricoltura con la meccanizzazione e l'uso della chimica, che ci aveva permesso con un numero di abeti ridicolo di dar da mangiare, di raggiungere la sufficienza alimentare, anzi di avere il surplus alimentare, cosa che all'inizio del secolo non era possibile. Anche nell'industria si pensava succedere a questo, non abbiamo tenuto conto di una cosa, che a metà anni 90 si sarebbero ridefinite, dette in termini forbiti, le basi della divisione internazionale del lavoro, che la Cina sarebbe diventata la fabbrica del mondo e il sud-est asiatico sarebbe diventato il subfornitore delle fabbriche cinesi. Il risultato è che noi non abbiamo avuto una transizione da un'economia industriale, come si pensava ai tempi, quando io studiavo negli anni 80 al Politecnico, da una società industriale, una serie di servizi, ma servizi ad alto valore aggiunto, basati sulle competenze, sulle conoscenze, sulle esperienze, di quelli solidi. Noi abbiamo avuto la transizione da una società industriale a una società di servizi a basso valore aggiunto, che sono quelli dove la competizione dura è sul posto. Io ci credo che fu d'ora se pagassimo un euro di più quei disgraziati che vanno in giro in bicicletta a fare le consegne di Salta, l'hanno detto loro, perlomeno di Salta il bilancio. Ma noi non possiamo basare il nostro paese su quel modello lì. Di nuovo però, di modello di sviluppo, di modello di specializzazione industriale, di cosa questo paese debba fare, di cosa questo paese si debba produrre, non parla nessuno, perché a meno che uno non sia interessato ad andare a mettere le mani su risorse intermediate per le grandi opere infrastrutturali, le grandi eventi, guardate che qua di politica industriale non se ne fa, perché se gli esempi di politica industriale sono Alitalia e Ilva, stiamo freschi. E di nuovo qui però abbiamo una classe politica formata, è un blocco sociale che sta dietro quella classe politica, che si sono formati sull'idea che metto anch'io, come dire, delle mani nel piatto e poi vediamo quello che succede. Invece no, probabilmente va costruito un'operazione politica che ha la Costituzione come programma fondamentale e che però intorno a questo programma di attuazione della Costituzione riesce a mettere in piedi un blocco sociale che è un blocco sociale di quelli che hanno interesse alla Costituzione ad attuarla. E non credo che chi ha interesse immediato ad attuare la Costituzione sia quel campionario di ceto medio riflessivo, anche di minissime persone, per l'appunto che è imperversa a sinistra in tutte le operazioni che facciamo. Non lo credo fondamentalmente. Lo costruisce qui, non lo costruisce da un'altra parte. Io non posso mettermi con altri personaggi di Belle Speranze a scrivere l'ennesimo manifesto di rilancio della sinistra, ma che mi frega? Che mi frega? Io vi dico, è giunto il momento di ritornare a votare col portafoglio, che è una cosa che non facciamo più da tanto tempo, ma che era poi la motivazione. Ed è giunto il momento di radicarsi di nuovo nella società e sul territorio, di far partire qualsiasi tentativo di costruzione politica da un radicamento vero nella società e nei territori. Qui cito fatto e chiudo su questo. Voi andate a guardare non l'elenco di adesioni, perché sempre l'altro giorno parlando con un'altra persona che stimo molto per la verità e che mi diceva una Roma bellissimo, hanno aderito già 350 sigle. Io ho evitato, ma insomma potevo dire tranquillamente, io stesso sono almeno in 7 sigle diverse. Quindi se fossi andato io sicuramente avrei potuto presentare almeno 7 sigle diverse. E sono ancora poche. Tra cui anche quello, sì, indubbiamente, okay. Infatti ogni tanto lo tiriamo fuori, ma questo ce lo teniamo noi come segreto. No, non c'è dubbio. Questo ce lo teniamo noi come segreto. Andatevi a vedere invece cos'era la sala dei cacciatori, che lo fosse, a Genova nel 1892, quando è stato costituito l'allora Partito dei Lavoratori Italiani, che in quanto tale è di tutti, non dico Partito Socialista Italiano, che non era ancora così. Andate a guardare cosa c'era lì. È vero che c'era qualche società di seguaci di Labriola, no? Piuttosto che studi marxiani e cose di questo genere, ma il grosso erano società di mutuo soccorso, leghe operarie, pezzi di imbrogli di sindacato, quindi era roba vera,
che si era già attrezzata localmente, perché ai tempi comunque non c'era internet e non c'era lo streaming video, quindi si era già attrezzata localmente per fare scontro politico e conflitto sociale a livello locale dove stava. Questa roba qua, quanti anni fa? Nel 1892, ne sono passati tanti. Ecco, per me che sono uno di quelli che, da socialista e da interista, io sono le foto delle vittorie neanche in bianco e nero, perché adesso il triplete da interista lo vinco. Come socialista le foto belle sono quella ossettia, no? Poi certo se qualche foto ha valore ripetitivi, ma va bene. Ma quella roba lì non può essere una cosa diversa. Non può essere una cosa diversa. Se è una cosa diversa, credo che sia sbagliata. Ecco, ci vorrà tempo. Probabilmente l'orizzonte temporale non sono le prossime elezioni politiche anticipate, che peraltro non saranno neanche anticipate secondo me. Ma noi dobbiamo cominciare a lavorare su un'operazione di questo genere qui. La Costituzione come programma politico, perché è programmatica, un blocco sociale ampio che prenda dentro tutte le forze che ci vogliono starci, tutti coloro che in qualche maniera ritengono di essere in linea con quel filo che riporta le grandi forze popolari che hanno fatto la resistenza e ci hanno dato la Costituzione. E poi lavorare molto, sapendo che lavorare molto vuol dire organizzare scontro politico e conflitto sociale, e che la parola d'ordine sarà intransigenza su questa cosa qua. Ecco, questa è un po' la cifra mia, quello che, il contributo che potevo portare. L'ultimo passaggio, velocissimo, i comitati referendari di Valdio dovrebbero dar luogo a livello nazionale a un'associazione, quindi si strutturano, il che mi toglierà almeno a me l'imbarazzo di andare in giro come quello dei comitati referendari del 2016. Se così fosse, io credo che quella struttura io la metterò con chi ci vuole stare al servizio di un disegno come quello che ho tratteggiato, e non di disegni diversi, sapendo che è un disegno di lunga, sapendo che non ci sono le politiche del 2017 o del 2018 nell'orizzonte, sapendo che si deve fare un gran lavoro per poter avere dei buoni risultati. Le scorciatoie non portano a niente, nella vita come in politica. Ecco, questo è un messaggio non proprio di speranza, ma è la dura realtà dei fatti. Grazie.